Allora, buon uomo, adesso tu mi dirai da dove venivano questi quattro pezzi di carne ammassati. Vero Pezzi di carne. che lo sai? Dimmi Ma che lo sai. voi non sapete contro chi vi siete messi. Il lo porta, lui lo sa. Contro No, 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 non lo sapete chi ci realmente. siamo messi? Cioè contro chi si è messo qualcuno contro di noi? Lui è molto strano. Lui è molto forte. Sì, quello è il simbolo di Vecna. Sì, questo già E lo quello lo sappiamo, che sappiamo. tedio. Ah, da dove vengono? Ma probabilmente dal distretto degli arcanisti, il quartiere di Neverwinter, lo conosci, insomma. Sì. Un quartiere arcano. Sì. Arcano, Arcane. arcano, è arcano. So dov'è. Andiamoci subito. Lì magari potreste avere più informazioni. Sicuro di non sapere nient'altro, magari da Ma dove cosa vuoi che ne veramente. sappia io dei cultisti di Vecna? Sono solo un cazzo di locandiere! Non sono mai venuti qui prima? Bah, qualche volta sì, ma si mettono Non in me la fondo. racconti giusta. No, 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 io non c'entro nulla. Sì, ogni tanto vengono, si mettono lì a magari nel fondo della mia taverna, Continua. bevono assenzi o cose così e parlano di quelle cose loro su. Tornerà il nostro Dio, tornerà e cambierà tutto. E Poi le solite cose che fanno i è uno cultisti. di loro. No, non c'entro niente. Io lo farei fuori. Ma non c'entro Ammazziamolo. nulla. Ma non ho Sì, mi ha fatto rotto nulla. proprio il Ma cazzo. Sì, perché? sì, Ma non sì, sì. c'entro Aspettate, nulla. ci Ma penso mi io. Rimane. Una ragna telata in faccia, che si sta Ok, zitto. rimane tipo. Non lo uccidiamo, dai. Non ho fatto niente. Ci ha dato anche qualche risposta. Quanto sei Andiamo. buono. No, non sono Sì. buono. Sei proprio Sì, buono. sei troppo buono. Troppo buono. Dalle mie Sei parti sono tra i troppo più cattivi di buono. tutti. È buono. Troppo buono questo. Cavolo. Io volevo essere più Non dark. riesci a farlo. Non riesco a esserlo. Avanti, su, ragnetto, portaci in questo quartiere malfamato. Va bene, andiamo. Mentre passo davanti a quello che ho ragnatelato, siccome loro hanno detto che non sono abbastanza buono, io gli do un cazzotto fortissimo. E stai zitto! Puff! Dai, dai un bel cazzotto in faccia e scende copiosamente del sangue dalla sua Poi mi bocca. giro verso di loro e gli faccio: Visto? Sono cattivo! Molto. È ancora vivo. Dai, su, non abbiamo tempo da perdere con questo villico Come parla ragnatelato. questo? Incredibile. Su. Scusaci. E non hai mai sentito il fratello? Ah, ecco. Vi incamminate, tu sai perfettamente dov'è il quartiere degli arcanisti, quindi senza fare tiri di dado o cose, riesci a raggiungerli senza problemi. Immaginatevi che adesso la notte è veramente fonda, vi muovete tra vicoli nebbiosi e sentite i vostri passi che echeggiano all'interno appunto di questi vicoli, di queste strade, e echeggiano soli, non c'è molta gente in giro, anzi non c'è proprio nessuno. Più vi addentrate in questo quartiere, e più sembra che sia un quartiere fantasma. C'è una grossissima spaccatura, una grossissima voragine a un certo punto che si apre di fronte a voi, e come se fosse il lascito di qualche esplosione alchemica arcana incredibile di parecchi anni or sono. Vi girate a destra e manca. Fate tutti quanti un test di percezione per vedere se riuscite a individuare qualcosa che sia associabile a Io niente, 9, Vecna. 2, 10, 2, Nove. Ti rendi conto che c'è praticamente una persona che fa sempre lo stesso giro intorno a un edificio. Hai questa, vedi, con la coda dell'occhio, e il tuo occhio fa un focus su questa azione. Ti sembra un po' particolare, anche perché non c'è, come vi ho detto, praticamente non c'è quasi nessuno in giro. C'è qualche persona proprio ogni tanto, però vedi questa persona che continua a fare il giro. Però non è vestito come un cultista di Vecna. Sembra È un globo è una. che non ti che trova. porta la cena ai Non ti cultisti di trova, Vecna. sta là, non ti trova. Vabbè, sarà in quell'edificio, forse c'è qualcosa in quell'edificio. Io mi You could avvicinerei. certainly try.
Ragazzi, guardate, c'è un tizio strano che gira sempre intorno. Forse è da quelle parti. Andiamo. Decidi di avvicinarmi. Provo a vedere questo tizio, lo osservo. Com'è vestito? Ha qualche dettaglio particolare? Guarda, osservandolo meglio, ti sembra un vestiario da accolito. Cioè, un vestiario da un aiutante. Paramenti religiosi o qualcosa? Sì, un po' così. Però non troppo vistoso, eh? Dire che è sospetto è poco. Beh, andiamo da lui e sentiamo cosa ha da dire. Che ne dite? Magari è una lei. Potrebbe essere. Così potrai sfoggiare il tuo fantastico ascendente. Assolutamente. Vergine, ascendente, vergine. E provate a non farvi sentire o non me ne frega un cazzo? No, non me ne frega niente, io proprio vado tutto tronfio. Vabbè, perché voi avete tutti i poteri, noi no. No, io direi, mandiamo lui che è mandiamo tronfio, lui che sta tutto bello gagliardo. Si tronfia e noi... Cioè, lui ci accorge, io sono ferito. La coscia che copre, starto la spalla. Vai te. Questo si è sparato tutte le ragnatele. Mentre Loki dice questa cosa, insomma, dice che è molto sospetto. 1, 2, 3. Notate una cosa su cui non avete fatto molta attenzione nei momenti precedenti di compagnia del nostro dio di Asgard. Notate che ha una ferita che vi sembra fresca, che parte da sotto il collo e poi va sotto i vestiti. Non riuscite a vedere bene. Ok. E vedete che comunque è come se i vestiti fossero un po' rovinati, come se fosse stato bello sbattuto il nostro Loki. Avete questa sensazione? Loki? Io? Sì. Ok. Cioè, ha questa ferita e vi sembra abbastanza fresca. Lo avete notato anche voi? Sì, ora che mi ci fai pensare, sì. Quella cosa... È ferito anche lui? Quella cosa proprio... Che cosa... Anche lui sta perdendo il fattore di rigenerazione? Non è un succhiotto, secondo me. È una ferita. Intanto, più ferita. Intanto tu ti stai avvicinando al... Succhiotto, cos'è un succhiotto? È una ferita, quindi anche lui sta perdendo i suoi poteri. Forse sì. Che cazzo... Io non ho ferite, fortunatamente. Loki, come ti senti? Stai bene? Lui in realtà, se lo prendi, lo sta quasi andando di spalle, però se vuoi poi... Loki, un attimo. Dimmi. Ti senti bene? Ma è stato meglio. Non ti senti un po' strano? Non hai dolore? Tipo... Questo? Qui. Un fastidio. Un po'. Un fastidio. Un graffio. Passerà. Una cosa. Ti hanno legato. Ne ho viste di peggio. Un incontro poco piacevole. Con chi? Beh, non sono affari che vi riguardano. Sì, visto che stiamo tutti quanti qui insieme. Sì, che ci riguardano. Diciamo con una creatura che mi ha sorpreso e non ero, diciamo, nel pieno delle mie facoltà, ecco. E se no, altrimenti non avrebbe mai potuto. Vuoi dire che eri ubriaco? Sì, perché no? Ogni tanto anche io indugio in questi piaceri della vita. Bravo. Ok, Loki, forse sei in pericolo anche tu. Davvero? Questa faccenda dei poteri. Interessante. Beh, adesso quindi... Sentite una porta che si chiude. Pum! Dietro di voi. Vi girate e non c'è più. Il tipo, ma ha chiuso una porta dietro di voi e su questa porta c'è un simbolo. Potete avvicinarvi e vedere cos'è. Vediamo. Sì. Avviciniamoci. Direi proprio di sì. Il simbolo in realtà è più una scritta di rune che voi tu riesci a interpretare senza problemi. Quindi? Che dice? Visto che tu la interpreti. Un attimo, allora, c'è scritto... Mi apro alla morte. Mi apro alla morte. Andiamo bene qua. Forse dovremmo aprirci anche noi alla morte. Nel senso, aprire questa cazzo di porta e riuscire a capire cosa c'è dentro. Ci sarà Vecna. Così? Non credo. No. Sarebbe troppo facile. Ma qualcuno che ci può dire dove è Vecna?
così da fare. Vediamo un po' se riesco ad aprire questa porta. Provo a maneggiare, ad armeggiare per vedere se si apre. In realtà, allora, prova a fare un test arcano. 14. 12 più 2 è 14. Beh, diciamo che pensi, ragioni su questa frase, mentre le tue dita affusolate fanno gesti eleganti e magici intorno a questa, a questo stemma, a questo doblone con queste rune incise sopra, ti rendi conto che potrebbe servire della necromanzia. Potrebbe... Vediamo un po'. Un momento. Questa cosa mi richiama un certo tipo di magia. Si dà il caso che mi sia imbattuto poco tempo fa in alcuni di questi cultisti e che abbia trovato... Vediamo se ce l'ho ancora. Sì, questa. È una pergamena di un incantesimo di necromanzia. Dove ce l'avevi? In tasca. Ah. No, perché la forma era... Sì, è una pergamena. Non hai mai visto una pergamena? Sì, cilindrica. Sì. Scusaci, non ti... Prego, no, ma... Apri questa. Ognuno pergamena. Ha i suoi gusti. Esatto. Apro questa pergamena con questo trucchetto di necromanzia, tocco gelido e la leggo e la pergamena subito dopo si polverizza, ma io faccio questo incantesimo di tocco gelido sulla porta. Dalla mano di Loki, esatto, esce fuori un'altra mano scheletrica che va a toccare lo stemma toc, cloc, cloc, con dei rumori di ferro e legno, si piega in maniera magica, strana, e la porta si apre. Di fronte a voi ci sono delle scale che vanno verso il buio e in fondo c'è una luce tremolante, come se ci fosse una torcia accesa. Che cosa fate? Bravo, Loki. Grazie. Complimenti. Non c'è di che, grazie. Beh, scendiamo giù. Beh, sì. Vediamo che succede. Andiamo a vedere. Un momento. Sempre a mettere i dubbi. Sì. Okay. Dici che è pericoloso? Delle scale, una luce alla fine. Proprio puzza di trappola lontano un miglio. Lo so, ma se volete vado io da solo, visto che siete dei fifoni. Ottima idea, vai avanti. Ciao, ciao. Vai. Come? E perché vuoi andare tu da solo? No, nel senso che voi siete feriti, magari... Appunto, noi siamo tutti feriti, tu sei l'unico che non è ferito. Perché? Ma, no, non... Fai un test in intuizione, anzi, in indagare. Vabbè, poca roba. Capisco pochino. In realtà però non hai delle sensazioni negative su di lui, però non sai. Però molto non sicuro. È chiaro. Esatto, non hai chiarezza in testa. Ragazzi, se volete davvero vado io, ma insomma, vi ho salvati, vi sto cercando di portare da quello che vi sta levando i poteri, già non vi riuscite più a rigenerare, morirete molto presto. Carta, non... forbice, pietra. Per chi va? Sì. Ok. Faccio un trucchetto di illusione, ovviamente faccio in modo che esca, in modo che lui vada avanti. Fantastico, mi piace tantissimo. Come si fa? Da voi? Carta, forbice, pietra. Però è vero, questa cosa, tu in realtà non sai bene come si gioca, quindi come si fa? Allora, questa... No, né una forbice né una pietra. Allora, questa... Carta, forbice, pietra. Esatto, questa è la pietra. Che non faccia così. Questa è la forbice, questa è la carta. Ok. La carta vince contro la pietra. La pietra. La pietra vince contro la forbice. La forbice vince contro la carta. Ok. Comprì? Sì. Carta, forbice, pietra. In questo preciso momento. In realtà succede questo. Ok. Succede che vedete che c'è una forbice e della carta. Ovviamente. Anche se magari avete fatto. Ma io avevo... No, volevo tirare questo, per evitare questa so cosa, per evitare questo, però nel momento in cui lanciate faccio: che cos'è quello? Così vi distraete, però le mani stanno così. Ok, è perso. Esatto. Faccio così. Ok. Ma quindi ho perso? Sì, perso. È evidente. E devo andare solo io? Certo. Mi aspettate qui? Certo. Posso fidarmi? No. Se vuoi ti seguo. Ti seguo a distanza. No.
tu stai qui con noi, è lui che non ce la racconta giusta. Vi dimostrerò che sono in buona fede, ragazzi. Non so, cioè, non so che cos'altro devo dimostrarvi. Comunque, vado io, non vi preoccupate. Basta. Guardami nell'occhio, è a lui. Guardalo nell'occhio. E poi vai. Vado. Ma rimanete qui. Sì. Vi controllo. Certo. Vai, va pure. Faccio 3-4 scalini. I tuoi piedi scendono un po' tremolanti. Ok. Mm-hmm. Primo scalino, secondo scalino, provi a non fare rumore per niente. Fammi un tiro in... Loro sono messi con... c'hanno la porta alle loro spalle chiusa? Loro sì, loro sono sull'uscio, non sono entrati. Okay. Sono io faccio fuori. Illusione minore, faccio un'illusione mia che sto, che rimango così appoggiato, invece in realtà furtivamente lo seguo. Loro credono che invece sto ancora appoggiato al muro. Bellissimo! Oh, bella, da. Mi piace, bravo, bravo, mi piace un sacco. Quindi vedete Loki in quelle sue pose smargiasse, un po' annoiato, che sta appoggiato vicino a voi. Che ogni tanto si muove, però è tipo una gif. Cioè, che tipo. È un po' una gif così. E in realtà il vero Loki è dietro sei Spider-Man. Sei invisibile, però. No, no, è no, semplicemente. Tu sei, che tu non puoi vedere avanti. Tu non lo vedi. Tutto buio. Però io non lo vedo. Non lo stai pensando. Però fatemi entrambi un test in furtività. Ok. E Davide ha vantaggio. 13. 16. Tu, Loki, scendi senza problemi, Spider-Man, il nostro Dark Spider-Man non se ne accorge, neanche se ci fosse qualcun altro. Anche tu riesci a scendere praticamente quasi tutti gli scalini senza far rumore. Okay. Arrivi a, diciamo, questa luce tremolante, ti affacci e guardi dentro. Di fronte a te si apre una stanza che è illuminata da un solo candelabro, con questa candela enorme con della cera sciolta che si vedeva proprio che era un metro e mezzo di candela e ormai si è ridotta una ventina di centimetri. Senti questo respirare in maniera nasale, molto veloce, che si sta aggirando a destra e a sinistra e con libri su libri su libri, e vedi che questo essere che ha tipo delle spunte che escono dalla sua schiena, è un quadrupede, cioè ha due braccia e due gambe, ha però degli artigli al posto delle mani, e la cosa che ti fa più impressione è che ha un solo occhio. Centrale. Un solo occhio gigante qua. E questo lo metto qui, e questo lo metto qui, questo lo metto qui, questo lo metto qui, e vedi che sta sistemando questi libri. Ok. Tu sai, per tua cultura generale, da, insomma, da abitante della Costa delle Spade, di questo universo, del mondo di D&D, che questo è un Nautic. Nautic. Piccola lore sul Nautic. Che cos'è? Il Nautic si narra, e tu questo è una leggenda che tu conosci perfettamente, che i più grandi necromanti, i più grandi maghi in generale, i più grandi necromanti abbiano maledetto determinati libri per non far sì che altri maghi potessero leggerli e quindi diventare potenti come loro. E abbiano nascosto delle maledizioni in determinate pagine dei loro libri, che quando vengono lette, quindi da altri maghi che si vogliono nutrire di quella conoscenza, di quella roba arcana, invece vengono tramutati in Nautic. Okay. Quindi questo probabilmente era un mago che ha letto il libro sbagliato, che ha voluto sapere troppo, è stato avido. La sua sete di conoscenza l'ha condotto a diventare un Nautic. Questo è quello che sai. E quindi Deadpool ti chiede: Nautic qualcosa? tu gliel'hai chiesto veramente con questa voce? Sì. Certo. Ok. Il Nautic si chiama. Ma io ancora sono che li vedo loro. Loro sono in cima alle scale e tu stai così. Però quando senti questa. Cioè, quando il Nautic sente questa cosa. Gira verso di te. Puoi fare un test in acrobazia per vedere se riesci. 12. 6. Adesso furtività.
13. Ma sei proprio una pippa, sei per tanto così riesci a... Ah, ok, a non farmi vedere. A non farti vedere, a metterti proprio, sì. Cioè, praticamente lanci una ragnatela che riesce a darti lo slancio necessario per tirarti dentro velocemente, però stai tipo appeso così, fermo al muro. Ok. E puoi rispondere se vuoi a te. Ho solo chiesto! Con il dito. Una creatura! Tu in realtà, Loki è praticamente a un metro e mezzo da... E a un certo punto, boom, ti appare... Cioè, c'hai Loki dietro quando... E io Anche tu l'hai visto? Mi rimetto un attimo, tranquillo. Io cerco di muovermi, insomma, furtivamente per sgusciare alle spalle del Notic. Ok, quindi tu vuoi provare a entrare nella stanza e a muoverti furtivamente all'interno della stanza? Sì. Ok, fammi un test in furtività. Hai testato un bastoncino che si è spezzato? No, buono, sì. Buono. Il Notic lo rivedi che si rimette sui suoi libri, incomincia a sistemare in maniera molto nevrotica, molto nervosa. Tu ne approfitti e fai il giro della stanza, ti guardi intorno e vedi che lì dentro ci sono solo libri preziosissimi. Fammi un test di intuizione. 5. È una lingua sconosciuta. In realtà però è vantaggio, perché c'è un senso. Sì, è intuizione duale. Ok, 13. Ti rendi conto, cioè fai un po' 2 più 2, ti rendi conto che quella creatura ha una spasmodica attrazione per la conoscenza, a dei livelli, è la sua droga, è il suo punto debole. Continui a fare il giro, dove ti puoi nascondere? Vuoi semplicemente aggirare? In realtà interessa molto anche a me, insomma, sapere di più alcune cose, soprattutto specifiche su Vecna e su, insomma, alcune cose specifiche di Vecna. Se la mia attenzione viene catturata da qualche libro particolare, mi interesserebbe cercare di rubarlo. Beh, guarda, praticamente ci stanno libri solo su necromanzia, arcano, magia, alchimia, tutto che abbia a che fare con però la non morte. Vediamo se riesco. Vi faccio un tiro da solo per vedere se riesco a resistere alla tentazione. No, non resisto alla tentazione. Devo assolutamente prendere qualcosa, un souvenir, diciamo. Ok. In realtà sotto mano hai un libro che ha... È un libro strano perché è come se fosse a dei lati, è come se avesse dei denti. Ok. Bello. Esatto. È proprio la rilegatura, no. È come se quando lo apri fosse una bocca. Speriamo non sia un mimic. ti attira molto quello. Sì. Ok, cerco di prenderlo e di mettermelo. Rapidità di mano con vantaggio. Sì. Ok, 17 più 6, 23. Preso senza nessun tipo di problema. Hai preso il tuo libro, stai alle spalle del Notic e hai questo. Ci sono altre uscite? Sì, in realtà ci sono delle altre scale danno per su. Ah, vanno in su. È una piccola torre. Voi siete entrati in una piccola torre, in realtà. Ok. Forse vorrei rendere inoffensivo in qualche modo questo Notic per far passare loro. I nodi che non, se non gli dai una mazzarocchiata in testa continua a fare così. Ok, provo, va bene. Allora, io sarei per il... Le vecchie maniere. Se c'era Wolverine era già morto. Provo a sorprenderlo alle spalle e attaccarlo alle spalle. Ok. Provo a dargli una botta in testa, dai, per tramortirlo. Vediamo un po'. Con vantaggio perché non te vede fondamentalmente. La merda. se sa che sei una pippa. Vabbè, 12. Loki non è che è proprio famoso per essere forte.
Ops! C'è un po' di più. Praticamente Loki riesce, cioè gli metti una mano dietro, ma lui sguscia fuori. Si gira. E tu chi sei? Sono uno più forte di te. E posso darti un sacco di informazioni. Io ti... tante informazioni utili. Vedi, nel momento in cui il Notic ti stava saltando addosso per attaccarti, quando sente posso darti informazioni. In che senso? Ti piace la magia, eh? In che senso? Informazioni? Conoscenza. Sì, ti piace la magia, eh? Sì, molto, sì. Molto. Di che tipo? Di che tipo? Beh, illusione, potrei insegnarti qualcosa. Sì, ti piace, ti piace l'illusione. Sì, mi piace l'illusione. Ti piace, sì. Ragazzi! Che c'è? Che c'è? Si chiama Ragazzi. Ragazzi? Che c'è? Vabbè, io vado. Voi due sopra, che state amabilmente chiacchierando di quello che volete. Sì. Se volete potete pure chiacchierare. E quindi il tuo divorzio alla fine com'è andata? Ma guarda, se ci stiamo lavorando esatto. Nel momento. Hai sofferto? Ma sì, all'inizio, ma poi... E quindi hai deciso di essere... no? Sì. Eh? Sì. Ok. Come se la staranno cavando? Ragazzi! Sentite! Ragazzi! Secondo me in due con un Nordic non hanno bisogno. Non ce la fanno, no, secondo me non ce la fanno. No, non hanno bisogno d'aiuto. Vediamo. E quindi io sto ancora non io vado, Wolfie, non possiamo lasciarli mezzo, da soli. Anche tu senti, io non posso lasciarli da soli, devo andare. Dici che sono così cretini? Sì. Andiamo. Ok. Voi due incominciate a scendere le scale e tu senti Loki che fa ragazzi. Sì, io dico ragazzi, forza! Tocca a noi, anzi, senza fare un bassa voce, forza, tocca a noi, dai! Come dicevo, ragazzi, è il nome di questo incantesimo che fa apparire delle persone dal nulla. Non lo sapevi, vero? Io non so. Sei molto fortunato, David. Cioè, era un Notic particolarmente cretino. Te l'avevo detto che non c'erano bisogno. Tu sei un mago potentissimo. Te l'avevo detto. Wow. Vedi, sì, guarda poi, quanti sono. Sei un mago potentissimo. E poi... Sì. E poi tu. Veloce. Strano. Forte. Dipende tutto dalla tua creatività. Vedi, questo aspetto che hanno l'ho inventato io adesso. Guerrieri potenti in base alla mia creatività. Ricorda questo incantesimo, ragazzi. Ragazzi! No, non funziona così, è troppo facile, non sei abbastanza potente. Ma io posso insegnarti, se tu mi darai delle informazioni. Ricatto. No, scambio. Ragazzi. Informazioni per informazioni, eh? Ragazzi, anche lui lo sa. Sì, gliel'ho insegnato, però ci sta lavorando su ancora. Non è esperto. Interessante scambio. Notic. Notic? Sa cose. Notic sa cose, tipo dov'è Vecna? Cambia completamente faccia. No. No che non lo sai? No, io non parlo. No. Qualsiasi cosa, Vecna non parlo. Non vuoi imparare un nuovo incantesimo? Si chiama ragazzi cattivi. Tutti questi ragazzi diventano cattivi con te. Molto. Anche loro due. Soprattutto, sì, soprattutto. Lui. Loro sono più cattivi. Un altro incantesimo. Non solo quello dei ragazzi. Ne voglio due. Beh, sono tante varianti. C'è anche ragazzi superlativi. Noti che non ride. Ragazzi Gianluca che ride. Interrotti. Ragazzi che ti uccidono. Ragazzi che ti fanno sparire dalla faccia della terra. È una variante più... Che ti fanno saltare il cervello. Anche, sì. Quindi io posso fare tanti incantesimi con un incantesimo? Esatto. Notic diventa potente. Sì. Molto potente, però. Dare, avere, scambio, commercio. Quindi dimmi dove si trova Vecna.
Come fai con le lenti a contatto? Ne compri una. Cosa? Niente. Lenti? Vedete che si asciuga l'occhio. Strano. Mm-hmm. Vorreste sapere dove si trova il tempio di Vecna? Sì, dove possiamo trovare. La sua cripta? Sì. No. Sì. Non posso dirvelo. Non posso dirvelo. È troppo importante. E se poi scopriste del rituale? No, non posso. No, non può dirlo. Noi già sappiamo. Senti, del rituale. Stai rompendo un po' le palle. No, aspetta. Noi già sappiamo, scusami, del rituale. Ah, scusa. Diglielo. Qual è il rituale? Digli del rituale. Che noi già sappiamo del rituale. Siamo stati invitati, no? In che senso? Certo. Ci ha detto di andare al rituale, solo che noi non sappiamo l'indirizzo. Quindi se tu puoi attraverso... Non c'era nell'invito. Quindi se tu adesso, attraverso questo grande occhio che hai, puoi illuminarci la via, noi possiamo andare tranquillamente da Vecna. Hai visto che lo sa anche il ragazzo? Ragazzi. Fate 1 e 2, fate un test di persuasione. Se volete, voi due potete dargli una mano. Sì, io avrei un altro incantesimo da proporgli. Si chiama, e tiro fuori le lama. Incantesimo? Hypnotic? Si chiama, ti stacco le palle se non ci dici tutto. Non riesco a arrivare in serio, raga. E un incantesimo per Hypnotic? Sì. E come? Funziona che se tu non ci dici dov'è l'indirizzo di Vecna, sì, io ti stacco le palle, se hai delle palle. Non so se ha delle palle. Lo fa. Ce lo le fa, hanno tutti le palle. E tiri fuori... Fai un test di persuasione con vantaggio. Tira due volte il D20. 7 e 18. Vedi lui? Ragazzi, lui... Forte. Io sono un grande mago. Questa è una variante dell'incantesimo ragazzi. È quella che diventa ragazzi che ti staccano le palle. Te l'avevo detto che era un incantesimo complicato. Puoi impararlo se vuoi. Se vuoi ti insegno anche come farlo. Ti stacco le palle. Insegnamelo. Prima dici l'indirizzo però. E se poi tu non me lo dici? No, te lo insegno. Assolutamente sì. Sono qui per questo. Siamo stati invitati. Siamo tutti orecchie, tu sei tutt'occhio e noi tutti orecchie. Soprattutto lui. Esatto. Ehi. Nel cimitero. Oh, fantastico. Ma eravamo nel cimitero, cazzo. Neverdeath. Il cimitero di Neverdeath. È lo stesso dove stavo? Sotto. La cripta. Ah, c'è una porta. Quindi con lo stesso c'è una porta con lo stesso simbolo. Sei straordinario. Adesso giustamente ti insegnerò come adesso fare. Voglio il mio incantesimo, ragazzi. Va bene, gli stacco le palle. Vedi questa corda? Funziona con la corda questo incantesimo. Tu non la vedi perché io sono un grande mago illusionista. Ma in realtà intorno a me c'è una corda. Occhio, guardalo. Occhio. Prendi occhio, la corda. Occhio. E legatela intorno. Apri l'occhio. Mettila intorno. Non c'è cascato, eh? Stavolta no. Tu stai cercando di fottermi. No. Ah, quindi assolutamente. Non sono interessato in quelle cose, no. Questa è una corda. È una corda? Con le corde ci si legano le persone. E anche i Hypnotic. Sai con che cos'altro si legano le persone? Con queste. Bravo. Come fai prima? Bravo. Senza tiro per colpire e continui e lui rimane proprio tipo. Anzi, fai una sola. Guarda, ci faccio questo. Dark Spider-Man. Che cattivo. E rimane proprio incollato come il classico dei cattivoni di Spider-Man, esatto, al muro così. Ragazzi!
Non funziona? Ragazzi! Eccoci! Funziona benissimo, hai visto? Ragazzi! Devi padroneggiarlo un po' meglio. Sì, studia, ragazzi! Studia, devi studiare. Vogliamo andare, studia, per favore? Studia, bene. Ciao! Ragazzi! Studia. E mentre ve ne andate, ciao, sentite lui che urla sempre più disperatamente. Ragazzi! Allenati, devi allenarti di più su questo incantesimo. Bene, andiamo al cimitero. Allora, quindi, riprendiamo da dove eravamo. Quindi eravate appena usciti da questo edificio, da questa piccola torre nel quartiere degli arcanisti, e adesso sapete, siete riusciti con il vostro abile scambio a sapere dov'è l'ubicazione di questa cripta, dove si starebbe facendo questa sorta di rituale. Immagino voi vogliate andare... Certo, può tornare lì. Quindi dobbiamo tornare, insomma, da dove siamo venuti. Io non lo sapevo. Bravo, molto bravo. Non sapevo che... Furbo. Ci trovavamo, sì, veramente, già lì vicino. Facciamo bene a fidarci. Quindi eravate prigionieri. Sì. Sì, beh, adesso potete fidarvi di me, se no non vi avrei mai portato qui. Insomma, sarei rimasto da quelle parti. Mm-hmm. Giusto? No. Perché ci ha portato qui, quando potevamo restare da quelle parti? Sarebbe stato tutto molto più semplice. Ma eravate rinchiusi, non potevate uscire. Non mi sembra molto brillante il ragazzo, no, però... ci ha fatti uscire, per poi portarci in una cosa dove siamo stati attaccati, per poi portarci in un altro posto dove abbiamo trovato un altro mostro di merda che voleva ammazzarci, per però poi riportarci qua dove stavamo. E poi... basta chiacchiere, andiamo al cimitero. È molto confuso. E poi alle orecchie. Cosa avete con le mie orecchie? Sono normali, guardate. Ecco. Madonna. Cosa vedono? Oh mio Dio! Esatto, perché voi vedete delle... cos'è, un punto nero? Delle orecchie scure e da elfo, cioè sono molto, ecco, molto grandi. Cos'hanno che non va? Perché le vostre come sono? Ha le orecchie sporche, sono tutte nere. Una cosa orrenda. Mamma mia. Ma non sono sporche, sono proprio così. Nere. E voi come avete le orecchie? Belle. Normali. Non le vedo. Beh, quelle di Wolverine. Ah, si vedono. Le vedi. Le mie si vedono, sì, cioè, sì. Lui non ha... c'ha l'elmo. Io ce l'ho, no, fino a qua. Ah, però esatto, non c'ha una sorta di... no, 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 si vede, non si vede. E le mie non le vedrai mai. Vorrei proprio vedere che faccia hai tu. Meglio di no. No. Perché? Dai retta, meglio di no. Meglio di no. Ok. Vabbè, andiamo, va. Mentre fate questo chiacchiericcio, in realtà vi state già avvicinando. Appropinguando. Esatto. Avevo quella cosa, quella parola in testa, ma non la volevo dire. E quindi vi state appropinquando verso Neverdeath, che appunto è il cimitero, il grandissimo cimitero di Neverwinter, questa città situata nella costa della spada. Siete di fronte al cimitero, diciamo, c'è questo ingresso con questa cancellata di ferro battuto, con delle, diciamo, questo ferro che si inerpica in rovi, fantasie, e in realtà non c'è nessuno e il cancello è semiaperto, quindi potete entrare, okay, senza problemi. Barcate la soglia? Direi di sì. Entriamo. Entriamo. Sembra quasi un invito. Troppo un invito. Andiamo a questa festa. Ma andiamo avanti noi. Ancora? Sì. Ha funzionato. Questo ha funzionato fino adesso, perché no? Mandiamolo avanti. Mandiamolo avanti. Allora, ci sono... andiamo avanti. Ci sono tre vie di fronte a te. diciamo due vie che sono un po' più piccoline e una via centrale che fondamentalmente si apre tagliando praticamente in due tutto il cimitero. E a metà di questa via, che tu vedi a poche centinaia di metri, in realtà a poche decine di metri, c'è un enorme mausoleo, che è quello centrale del cimitero. In base a quello che ti ha detto un po' il Nautic, che è appunto il suo cobo, dove si sta verificando questo rituale, è nella cripta maggiore di Neverdeath, diciamo che, senza che ti faccio fare un tiro di dado, pensi che sia là sotto. Certo. Quindi, se loro ti dicono, come ti hanno detto, di andare avanti, tu vai per la strada principale. Certo, va bene. Dove che strada prendi? Io non andrei lì. Poi come facciamo? Se io fossi Vecna e non volessi farmi trovare, la cripta principale non sarebbe mai quella più evidente. Ma magari vuole farsi trovare, perché vi cerca, perché? Vi aspetta. E noi però dobbiamo invece, no, interromperlo. Lui ci vuole portare nella cripta che sembra essere quella principale, ma non è quella principale. Ascoltalo.
perché in realtà quella principale è quella più nascosta, quella che meno è la strada meno battuta. E quindi il nostro Logan si è preso una bella ispirazione, perché il suo ragionamento ha senso. Ha e quindi che vorreste senso. Fare, scusate? Quello che vuole fare Logan. Quindi cercare la cripta meno evidente, il posto più modesto, forse. Cosa altro vediamo intorno? Poi il calice. Perché ricordatevi che la cosa che è maggiormente esposta è quella meno visibile. Mm. Cioè, dove metto una cosa se la voglio nascondere? In piena vista. Arthur Conan Doyle, diceva così. E quindi che pensate di fare?